Buon pomeriggio a tutti. Anna Senatore oggi è con Anna Federighi. Eccola qui. Ciao, Ciao. ciao. Stavamo già chiacchierando e a un certo punto ho detto: ma che dici? Accendiamo il cellulare, poi adesso mi sposto un po' così continuiamo a farci la nostra Sì, chiacchierata. chiacchierata. Stavi facendo il racconto di quando è incominciato il tutto, Sì. ad avere questo collegamento, questa connessione con questo spirito guida, possiamo Sì, il chiamarlo? primo è stato lo spirito guida, che era mio padre in una vita passata. Praticamente mi ha fatto vedere che si viveva, proprio vedere proprio, ma ha mandato delle immagini. Abbiamo vissuto nella steppa russa e praticamente lui era filosofo e io ero una guaritrice, che lui mi passava questo grosso amore per la terra, per gli elementi della terra. E che poi era morto e non aveva potuto passare tutto quello che mi voleva passare in formazione. Era tanto tempo che lui cercava di Comunicare con comunicare, te. ma io, siccome sapevo che se comunicavo sarei cambiata, io ho detto: ma non so come cambio, se chiedi cosa sarà meglio per ora, Aspetto. aspetto. Perché a 18 anni ho avuto questo incidente di automobilistico, sono stata in coma. Quando mi sono svegliata ho sentito che la mia percezione era cambiata, però considerate, io ho ormai 82 anni. E quindi a quei giorni, quando ero 18, non è che si parlava di queste cose, o che io Sì, avessi. 60 anni fa, fondamentalmente. No, anzi, o eri pazza, o. Quindi praticamente io ho sentito che c'era un cambiamento profondo in me, proprio nella percezione di quello che mi accadeva. Però i dottori dicevano che quelle luci che vedevo, specialmente quando andavo a letto, o sentire la presenza di qualcuno Era a vicino, causa del trauma cranico, non probabilmente. solo, dicevano, e lei è rimasto con delle lesioni come se fosse alcolizzata, e che hanno quell'immagine, no, che gli Quei viene, flash. quei flash. Meno male che io sapevo che alcolizzato non era, perché non ho mai bevuto il vino e quindi ho sempre bevuto l'acqua. E praticamente lui voleva entrare in connessione con me, ma io mi rifiutavo. Chiudevi questo Chiudevo perché canale. dicevo: non so cosa mi aspetta, perché non avevo mai letto niente dell'argomento e né fatto corsi, niente. Perché praticamente io sentivo questa, quando arrivavano queste entità, Sì. io sentivo L'aria. l'aria sul viso, però nessuno lo sentiva. E diceva: ma come fai a sentire tutti questi spiriti? Chiudevo porte, finestre, tutto, niente. E poi ero diventata anche abbastanza sonnambula, andava a giro, cioè praticamente ero tanto agitata la notte quanto ero calma Però eri al stata anche in un certo senso protetta e giustificata giorno. dall'incidente e Certo, e quindi dicevo tutto questo, e dicevo: d'altra parte, queste lesioni, questa aveva avuto un'emorragia nelle orecchie, insomma, c'è stata tutta questa cosa. Però quando io mi sono svegliata, che avevo cancellato anche qualche giorno prima dell'incidente. dell'incidente, sentivo che percepivo diverse, sentivo diverse, però non sapevo dargli un nome. Cioè, eri più sensibile nella parte fisica, Sì, corporea? e anche come se facessi casa a qualcosa che prima non ce l'avevo vicino, ma non lo vedevo. Quindi Andavi oltre la vista, diciamo, quella comune, ti soffermavi magari su quel sì, su dettaglio. quel dettaglio, o momenti di gioia senza sapere perché ce l'avevo, e non sapevo, però poi dopo l'accettavo tutto questo perché va bene. Ti creava comunque un benessere. Sì, un benessere. Ah, però era la ricorrenza che dicevo: so che se io ascolto quello che hanno da dirmi, quindi capivo che c'era qualcuno, Qualcuno che voleva io interferire. cambierò totalmente. E allora, nell'incertezza di come sarei cambiata, facevo chiusura. Quindi da 18 anni a quanti anni hai deciso di aprire un pochino? È a 49, perché sono una Ah, ragazza, ecco, quindi hai sono, fatto il sì, salto. io ho fatto, siccome sono una ragazza molto svelta, ci ho messo 30 anni per arrivare, perché a quella fine non ce la facevo più, nel Quindi senso. quando parliamo di risveglio era più che altro un ritorno a Sì, qualcosa che avevi già provato. però il risveglio consapevole è stato lì, perché questa cosa di queste luci, basta, di quella notte poi mi sembrava di vivere un'altra cosa. Quindi, e in combinazione, mia amica mi portò con sé a un
dice vieni, si fa fare un rilassamento, qualcosa. E vado da questa persona che faceva pranoterapia e lei gli racconta le cose e lei dice guarda che te non hai bisogno di me, te lo posso fare perché ti farà bene senz'altro, ma te hai bisogno della mia amica che è medium perché ti vedo tante persone intorno a te. Ah, lei aveva visto qualche presenza? Sì, lei sentiva che c'era qualcuno oltre me. Dico sì sì, poi mia amica, io se ti parlo perché te la posso presentare. Insomma, vado a questa signora che gentilmente gli racconto quella via, lei dice va bene, si vede che per te è arrivato il momento di sapere che cos'è queste cose. Ah, dico, mi pare per vero, almeno dormirò tranquilla. Dice sì sì, allora dice possiamo, vuoi che veda chi è che c'hai più vicino di tutti? E viene fuori che c'avevo questo padre di una vita passata e che avevamo vissuto nella steppa insieme. C'era questa grande sintonia di anche di pensiero, di tutto. E quindi comincio un po' a entrare in questo discorso e finché lei mi dice guarda che tuo padre di una vita passata ti chiede di metterti in contatto con lui perché c'è da passarti tante altre cose che non ha fatto un tempo perché è morto prima. Ah sì, ma come faccio? Allora dice no, senti, sai che fai? Ti sdrai in un momento di calma che non ci sia persone e mi chiami. Dico sì, come ti chiamo? Babbo? No, perché non è la Toscana. No, dice chiamami IRF. E che era il suo nome? Cioè, di... questa vibrazione del nome mi chiama. E io dico va bene, proverò, ma avevo una paura. Allora un giorno che ero solo in casa, vado sul divano, però apro tutte le porte e tutte le finestre perché secondo chi arriva farò sentire o sono scappo, una delle due. Avevi usato le precauzioni? Sì sì, tutto aperto, tutte le luci accese, che anche al giorno. Ma l'avevi confidato a qualcuno o hai voluto fare prima da solo? No da solo, sì. Dice così praticamente non voglio come ti posso dire coinvolgere, no? Soltanto lei che me l'aveva indicato, però non le aveva detto quando mi sarei sentita di farlo. E quindi comincio IRF e comincio a sentire nel corpo tante sensazioni. E però a un certo momento sento fare zoom, come fosse tanti aghetti che mi passavano qui, di qui a qui, e mi facevano vibrare. E allora dico, ma questa sensazione sei te? E lui dice... Tu lo dicevi nel telepaticamente? Sì, logico, telepaticamente. E lui telepaticamente mi rispondeva. E a quel punto io dico, ora basta, perché se io me le dico e io mi rispondo, fra un po' alla neuro mi portano, no? E lui ha pazientato ancora qualche mese. Ha detto continuiamo, chiamami, vedi che non ti accade niente di male, tutto bene. Però io questo amore per questo babbo lo sentivo. Ah, dai. Sentivo l'amore per questo babbo. E comincio ad andare in crisi perché da un mese mi era morto il babbo di questa vita. Ah, ecco. E allora, c'era stata anche una coincidenza. Sì, e che ti dicevo? Come fa a trovare sentire qualcosa per un uomo che neanche conosco? Allora lui Perino si mette e dice guarda, c'era molto affiatato, c'era molto in sintonia, si vedeva nella steppa e infatti mi ha fatto fare attraverso un mio amico che disegnava la sua foto, come si presenta l'immagine, poi diceva in questo tutto legno scuro con proprio visto che sono le case che usano là, no? Con un terrazzino fuori e lui, insomma, vabbè. Attivato qualche ricordo in sì, te? Sì, sì, cioè mentre diceva le cose io le vedevo. Sicché, allora poi lui dice, va bene, via, ora ormai siamo in amicizia. Ti posso dire qualcosa di più? Ti posso dire qualcosa che ti mette in pace. Dico, sì, dimmela, eh. Dice, sì, senti, mi potresti fare una domanda di una cosa che te non sapresti riscrivere? Sì, sì, sì. E io molto romanticamente gli dico, sapevo, ma che gli dico, che gli dico? Alfabeto. Che cosa mi sa dire? Io non saprei, se mi dice che cos'è l'alfabeto. A parole, cosa... Che ah cosa sì, come descrizione. Come descrizione, per far capire a quella.
Ora io ti aspetto alla risposta. E lui comincia, però dovresti prendere un foglio e scrivere, perché se scrivi poi lo puoi rileggere. Giusto. Allora io prendo questo foglio e lui comincia, comunicare. Sì, però non parla, non è la parola che sento, è come una vibrazione, che siccome ogni parola ha una vibrazione, lui mi dà la vibrazione e io cerco la parola. Non so come faccio, ma faccio così. Va bene. E quindi lui dà due paginate spiegando tutto l'alfabeto. L'alfabeto in generale, di tutte le lingue. Sì, tutte le lingue, sì. Tanto per capire. L'ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, che io non sapevo spiegare. E allora, praticamente, che cosa succede? Succede che dico, vabbè, ma allora comincia. È preparato? Sì, no, lui, ma più che altro non sono matta io. E era questa che mi preoccupava, no? Per capire che non erano informazioni che ti davi tu come risposte, ma arrivavano perché non la sapevo. Un'entità esterna. E poi dice, guarda, poi dice, ti posso anche aiutare, c'è un tuo parente stretto, è un ragazzo giovane e ha idee non positive e pericolose. E tu sapevi che c'era questo... No, io sapevo che c'era questo personaggio, per me lo scrive, capisco chi è, però io, nessuno si sapeva che lui aveva dei problemi. Sì, ho questa crisi, no? Esistenziale. E allora dice, guarda, allora se hai il coraggio, parlali, non di dire me, comincia a parlare con lui, guarda che cosa succede. E lui a un certo punto comincia a piangere, questo ragazzo, e comincia a dire che ci sto a fare io nella vita. Ah, quindi erano proprio problemi gravi. Gravi, cioè, voleva togliersi la vita. Pensa te. Sicché io a quel punto chiedo aiuto a mio padre e dico, ma come posso sostenerlo? Intanto ascoltandolo, perché lui per la prima volta lo dice. Poi fate capire che non è solo. E poi fate capire che la vita, sì, c'è le cose anche che possono non andare, però se tanto parla, cammina, sente, ha studiato, quindi ha tante cose di cui di essere gioioso. E non, e quindi insomma praticamente entro, lui veniva una volta a settimana e si parlava. E praticamente è uscito da questa cosa prima che i suoi genitori e tutti capissero che c'era questa cosa. Quindi ho cominciato veramente a sapere che non ero io, perché non le sapevo. E poi è cominciato che un giorno, mentre tornavo da Pistoia a Montecatini, vedo davanti al cofano della macchina Papa Giovanni. Io dico, che ci fai così? Non è la posizione che sembra esatta, no? Sto guidando. Ma mi fermo. Cioè era come se fosse sul cofano seduto? No, io vedevo mezzo busto, come se fosse mezzo busto di Papa Giovanni lì davanti. Mentre guidavi? Mentre guidavo, sì, che mi metto da una parte e lui sparisce. Allora, una visione? Sì, però era proprio come se ci fosse davvero, che arrivo a casa e dico, chiamo lo spirito guida, mio padre, e gli dico, come mai? Io amo molto Papa Giovanni. E mi sorrideva, ma insomma, che vuol dire questo? È cominciato il processo di trasformazione. Che vuol dire? Intanto io sarò il tuo intervistatore per tutti questi personaggi noti del passato che ti farò incontrare. E quindi praticamente io andavo al cinema e vedevo un personaggio. Poi se io cominciavo a vederlo che pulsava così, voleva dire che voleva comunicare. C'era un messaggio. Sì, c'era un messaggio. E lui ti faceva da... Era lui che da tramite, diciamo. Era lui che intervistava loro, cioè che faceva... Un intermediario. Un intermediario, bravo. E quindi dice, scrivi. E comincio a scrivere. Sempre con queste vibrazioni che traduci in suoni. Sì, sempre cioè, in parole. Sì, in parole, scrivevo. E poi comincia tanti personaggi di cui... Sapevo il nome, ma non la storia, perché praticamente, avendo poi l'ho saputo dopo, scelto il non sapere, ho fatto la terza media, poi mi sono fermata, perché dice no, lo studio non mi riesce, ma non era vero nulla, ma in ogni modo era, si vede che l'avevo scelto. E quindi praticamente non avendo letto niente, neanche... Non avevi una cultura di base. Di base, ecco. Però praticamente Napoleone tutti sanno chi è. Certo. Dico, anzi, ero preoccupata perché molti di quelli ricoverati alla Neuro
sono Napoleone. Ah, Che sì, si si identificano. identifica a Napoleone, sì, che detto, vabbè. Insomma, comincia tutti questi personaggi, uno più famoso dell'altro. E allora io comincio a dire a qualche amico e mi cominciano a dire, mania di grandezza. Sì, A te. perché tutti i personaggi noti del passato. Allora IRF mi risponde con pazienza, vedi ai tuoi amici che se te parli con Mario Rossi, Non lo conosce non conosce nessuno, nessuno. Che riconosce. messaggio ha da dare, magari? Anche se ce l'avesse, ma non lo conosco, non sanno quello che ha fatto. Ti arrivano tutti i personaggi noti del passato perché hanno concordato di unirsi per mandarti questa informazione, perché per sollecitare l'umanità e dire non aspettate di morire e di cambiare dimensione per uscire dall'apparire e per essere. Quindi io avevo la possibilità di conoscerli dall'interiore. Quello che dicevano non lo dicevano per apparire, ma per essere. E sicché tutti, anche grandi personaggi, famosi, statisti, scrittori, generalmente quelli Avevano dei rimpianti, sì. Avevano probabilmente, dei e rimpianti e gli quindi. dicevano, vedete, sì, abbiamo avuto successo, sì, è avuto questo, però questo mi ha tolto quell'altro, gli affetti familiari o il sentimento. Insomma, si dice, ha sempre un costo, anche quelli che sembrano realizzati. E allora dice, noi ci siamo riuniti per mettersi a nudo, no? La cosa che mi ha colpito di lui è che lui era famoso per i piani di battaglia. E che faceva lui? Mi scriveva la parola che avrei fatto della battaglia. E fra parentesi mi diceva per la battaglia della vita. Cioè, la battaglia che lui faceva per vincerla, come si doveva fare per noi per vincere la battaglia della nostra Era vita. la Di sua modalità di esprimersi, di esprimersi. E quindi comunicare. sono rimasta molto colpita, no? Perché insomma, tutti si pensa lui, il grande condottiero, tutto il resto. E ognuno, l'unici che invece non erano scontenti di quello che avevano aggiunto erano i pittori, i scultori, gli Gli artisti, artisti. perché loro praticamente con le cose creative che facevano, loro veramente erano In loro contatto con con l'essenza. Quando l'essenza e non con l'apparenza, che generalmente poi più volte si ha passa. successo, si perde l'essenza. Bravo. Invece di solito i pittori non hanno sempre Generalmente successo. aspettano sempre di morire e poi le riconoscono dopo, no? E sì, che è stata un'avventura molto molto bella, perché prima di tutto mi Ma è sono stato un fatto. viaggio senza una meta dove tu non sceglievi chi volevi intervistare o invece arrivavano di loro spontanea No, no, volontà? arrivava a loro perché venivo di Troisi, Sì. che ho cominciato a proclamarlo. Io sono andata, ero al mare e a vedere al cinema il postino, che era una notte di luna piena e c'era cinema all'aperto, che era magico il posto perché c'era tutto il verde, c'era il mare e questa luna e lui, no? Questa musica. E quando arrivo a casa, a letto, a un certo momento percepisco che c'è qualcuno nella stanza e mi giro, mi alzo su così e ti vedo Troisi sulla porta. Allora io mi sento il cuore che mi batte e lui dice, ascolta che cosa c'ho da dirti. E allora dice questo messaggio, poi dopo mi sono informata che lui era malato di cuore e che praticamente aveva detto di cambiare ritmo di vita, invece lui questa cosa Non de l'aveva presa in una considerazione. emozione, insomma, e lui dice le luci del palcoscenico molte volte offuscano, Accecano. accecano, quindi praticamente, insomma, lui così, e così, questo, se no praticamente vado a uno a fare fotografie del formato tessera e quando arrivo a pagare questo mi dice, una foto normale, mi dice, senta signora, le posso leggere una cosa? Ah, se gli fa piacere, sì, già, mi sembra già normale. Lui si gira, prende un libretto e mi legge Una una poesia. poesia di Borges.
Io non sapevo neanche chi era Borges, però quando l'ha detta era molto molto bella, e quando arrivo a casa dico: ma mi richiami? Mi chiami? E lui dice sì, e mi dà un'informazione e anche una poesia sull'anima. Sicché io rimango affascinata della possibilità che avevo di comunicare direttamente, sì, con personaggi anche di un certo spessore, sì, che cultura, neanche conoscevo, neanche sapevo neanche nulla. E di questo con chi condividevi l'esperienza? Beh, qualcuno ho cominciato a dirla agli amici più vicini. Ma stiamo parlando sempre di 30 anni fa più o sì, meno? Sempre, sì, si è cominciato nel 90, 91, sì, che insomma tanto, eh. E quindi, bello, Kennedy, che amavo tanto Kennedy, mi piaceva tanto come uomo, come persona. E poi un giorno invece io nel frattempo avevo aperto un ristorante a Pistoia, e solo che ero in conflitto fra quando parlavano loro, quando dovevo parlare con clienti. Ah, perché erano presenze molto presenti nella tua vita? Arrivavano, sì, in qualsiasi momento? In qualunque, diciamo. Qualunque, sapeva che emozione avevo vissuta prima. Mettiamo, arriva questo mio amico insieme a un altro amico, gli dà anche lui voleva suicidarsi. E chi viene dopo? Luigi Tenco. Ah, il cantante scomparso proprio per il suicidio, quindi. E quindi, capisci? Sì, arrivano, sì, in base all'esperienza. Secondo che emozione vivevo in quel momento, capisco, mi manda una strofa di una canzone che la devo dare poi a Lucio Dalla, che io non sapevo perché a Lucio Dalla, ma perché Lucio Dalla è stato il primo. E quando si è sparato era la camera vicina, è arrivato il primo. Sono riuscita ad andare da Lucio Dalla a farmi ricevere, però quando ho detto questo ci sono, cara, non me lo dire, ho tanto paura, tanto paura, tanto paura, vai via, vai via, vai via. No, non voleva. No, aveva paura, aveva paura. Però tu avevi un messaggio per lui? Che doveva musicare il testo della canzone, che dice: io avevo tutto ma non sapevo concedere. Dice: che vuol dire? Non sapevo concedermi le cose che avevo. Quindi insomma anche lì bella, bella, bella. E quindi Van Gogh, che dice: metti lo stesso impegno che io cercavo di spatolare per trovare quei il colori. Colore, il colore, lui era ossessionato dai colori. E quindi. Cioè ti invitava a usare la stessa sì, passione. Sì, la stessa determinazione. Sì. Per portare avanti, sì, questo. Sì, questa cosa. Perché. Ognuno ha un compito, può essere nell'arte, può essere quello, può essere quell'altro. Lo scrittore mi dice: guarda, scrivi un libro, e mi dà il titolo del libro, tutto, mi dettano sempre tutto, perché tutto complesso, anche se devo fare uno slogan, qualunque cosa devo fare. Ma sei tu che chiedi di supportarti o sono loro che sanno già? No, che... loro sono buoni e sanno la mia limitatezza e dice è terreno fertile perché... E non, sei pura, sì, non hai contaminazioni, non ho informazione per conto mio, non voglio fare la tuttologa, anzi dico: ma perché devo fare tanti studi se c'è già quell'altro che l'ha fatto? e attingerò a lui, no, perché, ecco, io proprio ho questa, come si dice? Ah, delegare. C'è qualcosa che non ti compete, dici: c'è, sì, qualcuno che ne sa più di me. Infatti me l'ha già studiato, che mi aiuti, no? E quindi questo libro... E questo libro lui mi ha dato il titolo: Il vissuto visto dopo il vissuto. Ah. Il pronto soccorso per l'anima. E immagino che poi l'hai pubblicato. Sì. Allora lo facciamo vedere intanto. Sì, tutto. E poi anche... Ecco, ci tenevo a fare questa precisazione ringraziando... sia Le Ali del Bruio, sì, perché io ti ho conosciuta attraverso la loro trasmissione, sì, e il mio ringraziamento sì, va a loro, sì, e a Giuseppe Spina, Fina, che invece mi ha dato il tuo numero di telefono. Sì. E quindi... Giuseppe, tanti anni che ci conosce, tante esperienze condivise, tanto aiuto, anche momenti difficili, insomma. E io invece ti ho conosciuto da una settimana, e una settimana sta succedendo di tutto, perché di tutto. Quando... Due anime si hanno incontra, già appuntamento, sì, la sincronicità permette di incontro. Sì, perché guarda, saranno più di 100 persone che hanno telefonato, perfino dall'Australia, perfino è arrivato qui uno di Berlino che va a fare una gita in Italia. E anche lui aveva visto la trasmissione. Sì, tutti hanno visto, perché ho telefonato anche a Francesca e gli ho detto: io non ti conoscevo e non sapevo neanche della...
trasmissione. La trasmissione. Però ti volevo ringraziare perché te e Silvia, se attraete tutte persone così pronte, vuol dire che siete pronti voi, perché i fratelli dicono più che cercare, dovreste attrarre. Allora se attraete quelli che arrivano, sono già in qualche modo in sintonia con voi. Grazie per averlo ricordato, l'hai detto anche nella trasmissione, mi è piaciuto tantissimo. Sì, perché dice, voi finora avete fatto così, da domani fatevi in contrario. Cambiate il paradigma. Cambiate e anche il punto di vista e andare oltre l'apparenza. Assolutamente. E oltre i limiti mentali, sì, razionali. Io parlo di una mente cosmica che ci collega proprio a questo aspetto cosmico delle informazioni. Questo Bauletto me l'ha fatto mettere tutto insieme. Abbiamo quattro libri, sì, di cui il primo, okay, sì, il primo è il vissuto, che l'ho riproposto con delle quindi, immagini. Poi, il primo è proprio il primo libro. Perché praticamente sarebbe così. Questo Bauletto me l'ha fatto mettere tutto insieme, perché ha più un costo maggiore. Però c'è una preparazione globale. Globale, tutto. Questo lavora sull'emozionale. Quindi i personaggi vedono tutta la loro vita dal livello emozionale. Che cosa hanno fatto per ottenere quello che hanno ottenuto, ma ora che sono morti... Qual è il rimpianto e il messaggio che vogliono mandare? E quindi ci dicono a noi. Anche voi condividete per aiutarvi, però cercate non solo di apparire, ma di essere. E quindi questo è il messaggio di tutti questi personaggi. Anche Luigi Pirandello. Sì, sì, di tutti, di tutti. Poi abbiamo il secondo. Poi il secondo è tutta sta scena, che sarebbe questo. Lui praticamente è addetto al risveglio della coscienza dell'umanità. E lui fa parte del comando intergalattico, zona sostegno. No. E come l'hai incontrato lui? L'ho incontrato perché sono stata a Firenze. Vieni qua che ti sei spostata. Una presentazione. Vieni, che... non mi ero accorta, aspetta che... Ecco, ci mettiamo... Insomma, praticamente è questo... C'era questo... Presentavano questo gruppo di lavoro che io avevo capito che parlavano con trapassati. Invece quando ci vado, loro invece parlavano degli extraterrestri. E tu, l'argomento extraterrestre, come eri sintonizzata su questa parola? Quando ho capito che erano gli extraterrestri, io ero in prima fila con altri amici. Quindi dico, ora Sammy non mi posso alzare. Proprio. Ah, beh, quindi l'idea era dove sono finita. Qui. No, perché no, ho detto, ma se non ci riesce a gestirci neanche sulla Terra, o come ci si fa a preoccupare anche per gli altri pianeti? No, era troppo, Sì che io sono andata lì all'ultimo, quando è finito, sono andata via. E di là c'era, sai dove mettono tutte le olive, le cose? Il banchetto. Il banchetto. E là è questa signora, perché loro stavano in Francia, e disse, vuoi comprare un libro? Io non leggo, dico no. Con sorriso e vengo via. Arrivo sulla porta e mi sento boom, che la porta mi esce di mano e mi si richiude. Dai. Sì, allora dico, cacchio, ma che sarà qui? Allora torno indietro e compro il libro. Che la signora avrà detto, la signora è un po' confusa. Sì, un po' confusa. Non in modo era contenta che mi dico, prendo questo libro e mentre prendo il libro dico, pensa te quanti gelati ci compravi con questi soldi. E lo porto a casa. Vado a letto e lo metto sul comodino. Messo il comodino è cominciata a sentire vibrare tutta e poi comincio e vedo una sfera grande, blu. Aspetta, che fa più qua perché mi dispiace che non vieni molto, ecco. Sì, ma non è che sia proprio una cosa da vedere meravigliosa. Sì, invece sì, sei meravigliosa. E quindi entra questo globo e io istintivamente... Sento che devo alzare le mani così, sì, e i piedi uniti. Davanti a questo globo. Io però esco, lui dice, come dice, seguimi. Ah. Io esco dalla finestra, come ho fatto, non lo so, esco dalla finestra e comincio ad andare su. E ma col corpo fisico? Sì, col corpo fisico. Che dico, ma che sto facendo? Guardo giù e vedo le luci della città. Dico, ma sei spaventata? Sì, ho detto, mamma mia. E poi comincio, vibravo, dico, beh, ora... Le mie cellule si stanno staccando,
questa cioè sentivi dentro proprio un'accelerazione. Allora dico, vabbè, si vede arrivata la mia ora, non so perché, non capivo questa cosa. E mentre che penso questo, il globo gira e mi riporta in camera. Ma mi tu eri dentro al globo? No, seguivo il globo. Cioè quindi il globo era fuori. Ti faceva da... Sì, da, come ti posso dire... Da guida? Da guida, sì, e ritorno lì. La mattina dopo, quando mi sveglio, dico, ma io queste cose me le ricordo, sono cose che io ho vissuto, quindi non è che non ho vissuto. Dico, però, dico, la cosa più importante è, dico, mi sembra troppo fantasioso, no? Assolutamente sì. Però, anche perché hai quasi volato, camminato. Sì, sì, proprio perché ero messa così. Allora, vado, riprendo il libro, però il libro era La scienza unitaria. E di chi era questo libro? Di questo Apergheri. Apergheri, sì, quel signore francese di cui parlavi. E dico, ma non sarà mica te che mi ha fatto fare tutto questo lavoro, extraterrestri, cose. E apro il libro, no? Nel momento che apro il libro, vedo la presentazione e c'è scritto prefazione. E, come si dice? Certe stelle e uno spicchio di luna. E quindi praticamente... era lo stesso simbolo che c'era dentro il mio sigillo. Sicché io mi viene da piangere, dico, ma com'è? Che vuol dire allora tutto questo? Allora dico, no, io bisogna che vada a incontrare queste persone. E parlo con delle mie amiche e dico, non è possibile, lo stesso disegno, sette e che me l'ha fatto fare. Gli ha detto alle tue amiche anche l'esperienza che avevi vissuto? Sì, che avevo vissuto, ma loro diceva, va bene. Sì. È un segno. Sì, è un segno, andiamo, si va là, e loro erano a Baia degli Angeli, vicino a Nizza, e allora comincio a dire, beh, faccio un corso, che faccio, per capire che fate? E loro parlavano tutto di energia, erano tanti, e io però facevo parte del corso, però... quello che dicevano per me era arabo. E quindi, tac, dormivo sempre. Allora, dico, come costava? Dico, potrei anche dormire a letto. E loro dicevano, no, non si preoccupi perché la sua coscienza è sveglia e lei lo prende uguale. La sera si andava, come c'era il mare, si andava sulla spiaggia di notte per rilassarsi. Io ero insieme a questa mia amica. E si parlava di vestiti, quindi niente di cose così. Argomenti esoterici. Sì, niente. A un certo momento fa lei, guarda lassù, e si vede una stellina rossa che comincia a fare tutti i movimenti geometrici. E dice, ah, Anna, ma perché non ti metto in contatto? Lo vedi, ti parlano. Allora io alzo il braccio così e loro subito sento una scossa tutto il braccio. E questa informazione che mi arriva dice, noi siamo del comando intergalattico e questo nostro è un richiamo e vogliamo sapere se te accetti di far parte dell'alleanza cosmica. Dice, però ricordati che se ne fai parte non puoi tornare indietro, non puoi fermarti, però devi sempre proseguire su questo cammino. Ma io dico, sì, sentivo un benessere, sì. Io dico, ma bene. Cioè, allora alza sul pugno così e dici, sì. E io fo, sì, e la stellina, si apre tutta così e va via. E la tua amica nel frattempo vede questa immagine della stella? Sì, 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 vede tutto, perché è vicino a me. Sì. Quindi hai anche una testimonianza oculare in tutto questo. Quindi praticamente... però la mattina dopo lo racconto e loro dice sì, dice sai, la baia era così, no? Da quest'altra parte della baia c'era più di 100 persone con questa pedigree che lui canalizzava sempre con loro anche attraverso la musica e noi si sta facendo un'operazione di avvicinamento dell'astronave, quindi abbiamo facilitato il contatto per la prima volta e quindi di lì è cominciato questa cosa che vedevo questi globi o bianchi o arancioni. Ma di notte di solito? Sì, di notte, però mi facevano anche le scherzette di giorno, per farmi capire che c'erano. Non so, viaggiavo, in quel periodo stavo a Pistoia, questo viale lungo, e quando si passava
sentivo come qualcosa, ta, spengevano tutte le luci di cima fino in fondo. Sicché una volta, due volte, basta, perché se lo sa il sindaco, poi che mi Cioè, dice? spegnevano le luci dei Di lampioni. tutti i lampioni, e poi le riaccendevano. Quindi erano un modo per dirti noi ci Ci siamo, siamo. sì. E che cosa volevano che tu facessi? Niente, che stassi a sentire quello che dicevano, che le considerassi come amici, come una E volevano anche che collaborazione. divulgassi dei Ma per messaggi. ora non mi chiedevano granché. Stiamo parlando sempre di più o meno 30 anni fa, Sì, 20 anni fa. sempre sì. Erano stati passati altri 5-6 anni, ma Quindi sempre erano comunque gli anni 90. sì. Quindi praticamente il discorso qual è stato? Che questa cosa di lui, lui aveva tipo uno yacht che praticamente non si stava tutti tutti a sedere per terra, cosa, e lui faceva scendere questi globi che poi arrivavano vicino, wow, si aprivano, E si aprivano e cosa si vedeva? si vedeva sempre luce, la luce più forte, e poi sparivano, però si capiva che non era anche di giorno, quindi non erano. Non erano visioni, erano Era reali. Anche reale, perché mentre le vedevo io le vedevano anche gli altri. tutti quegli altri, capito? Quindi praticamente è questo qui. E poi ho visto anche un'astronave madre, perché ho visto questa luce lunga, fai conto come fosse quanto questa stanza, no? Sì. Lunga. Però te capisci che quando vedi un aereo vedi un puntino. Sì. Se questo è lungo di qua a giù, Deve essere qualcosa di e grande. quindi alla nostra nave madre. E quindi anche lì mi fanno vedere queste esperienze, queste cose. E arriva lo spirito guida, dopo che l'ho visto la prima volta, e il mio compito verso di te è terminato, e ti passo energie cosmiche Più più evolute evolute, forse. più preparate. Ma io lì per lì, quando mi dice così, mi sento smarrita, perché dico, come faccio senza lui? Perché praticamente si era scritto il libro, si era fatta tante cose insieme. Stiamo parlando E tu di. stai parlando ieri. Allora, quando cominciano poi, che lui mi dice così, comincia e viene prima Sveva, che lei è un'energia cosmica, e loro, la Sveva e Atea, parlano tutto, senso e sentimenti. Quanto è Allora, aspetta importante. perché eravamo rimasti al Al come primo, incontri il loro, tuo, pasta scena. ecco, quindi da questi incontri con i globi. E cose così, per far capire che c'erano, vado a un convegno, e questo convegno arrivano degli indiani, Indiani d'America? indiani in America, c'erano le piume, c'erano tutto quello, e che parlano. Che loro sono in connessione con il cielo, quindi a me mi rimane strano, no? Che io sarei pensato più terreni, più Sì. così, insomma. E dice: domani noi si fa una grossa operazione sulla terra, perché si vede che l'avete inquinata, quindi il nostro cuore piange, andiamo sulla spiaggia e faccio questo. E io vado, perché volevo fare questa cosa per la madre terra, e loro, prima di iniziare, abbiamo da darvi un messaggio di Astashera, io non sapevo chi era, e loro dice: noi abbiamo fatto 5.000 km per vermela portare, e ci danno questo foglio dove c'è l'immagine di lui, e poi è scritto tutto in spagnolo, però dice: allerta uomo della terra. Che dico, adesso per personaggio sono fatto 5.000 km per venire a fare questo, che non sapevo nulla. E la notte, a un certo punto vedo una grande luce in camera, e vedo nell'angolo una sagoma di luce, che dentro la sagoma della luce c'era una sagoma di una persona. Però il giorno dopo l'entità con cui comunicavo già mi diceva: da lui a Stasera, e ha detto al Che comando sarebbe poi Tecala. questa Sì, figura? questa figura è stata, come si dice, rilevata da Eugenio Siracusa, Ah, perché era ecco. apparso a lui, capito? Quindi c'è tutto un legame sempre di tantissimi anni. E un altro giorno mi dicono, insomma, di lui, che personaggio era, e lui comincia a comunicare,
praticamente lui mi dice le cose che vissuto IELF mi fa vedere a livello emozionale, lui me le fa vedere a livello energetico. Quindi quanto cambia questa cosa qui? Perché l'emozionale è sempre legato al soggettivo, l'energetica è l'oggettivo. Quindi se noi possiamo avere questi due parametri, cioè abbiamo una Due realtà, prospettive due prospettive differenti. e possiamo fare una valutazione diversa. Che lui, insomma, ha scritto tanto, ha scritto ancora. E dopo è venuto, ha cominciato a pubblicare anche Sesso e Sentimenti, Sveva e Atea. Sveva è quello su cui Ok, parla. scusami, avendo visto poi l'immagine Sì, pensavo no, che perché a fosse. tutti ce l'ha fatto Ah, mettere, però ok. come protezione. Allora, Leonardo è il passato e Ashta. Artashera è il futuro. E praticamente dice, unendo passato e futuro per aiutarvi a vivere meglio il presente. Giusto. Capito? Perché è Perché abbiamo bello. bisogno delle informazioni del passato, Passato. informazioni da chi ce le può portare dal futuro, così viviamo il presente centrati. Capito? Ecco, tutto questo discorso. E Sveva e. Sveva l'hai fatto tutto sul sesso, l'importanza del sesso, come va fatto. Quindi stiamo parlando della sessualità sacra? Lei parla anche abbastanza anche pratico nel senso di come il nostro corpo può rispondere a tante sollecitazioni che neanche noi lo sappiamo, Mi occupo proprio di medicina energetica in relazione alla Kundalini e quindi al Tantra. E infatti ho scritto il libro che si chiama Tantra Oro, che così. Ecco, connette l'energia della sessualità alla guarigione. bello, perché questo è E bello. quindi mi domandavo. Ecco, se c'era un aspetto energetico anche Sì, della sessualità, sempre, se se, lui lo vedo altro che dall'aspetto energetico, che quindi come quello poco importa. conosciuto perché di solito lo viviamo sempre da un punto di vista Sì, fisico, sentimentale, è emozionale. emozionale. Quindi quanto è importante, siccome dice, è un'energia molto forte, e Assolutamente. poi che avverte che quando uno ha dei rapporti sessuali si rimane Uniti anche uniti al di per là del tanti, dopo, anche dopo dopo. tre anni, insomma, che Si dà un valore differente sì, quindi perché dell'unione praticamente è una sessuale. delle energie più forti che ci sono, che Crea poi la vita crea la vita, che e è quindi grossa. siamo E d'accordo. invece E Atea? Natalia dice, come vivere i sentimenti senza farle travolgere da essi? Praticamente noi siamo travolti dai sentimenti. Sì, molte volte non, come ti posso, non ci si ascolta sufficientemente, c'è quell'impulso Quindi sulla parte anche istintiva. Sì, e quindi lei tutto questo e lo mette insieme. Ma Sveva e Atea sono spiriti? Sì, sono energie di altri pianeti che hanno questo compito qui importante. E poi l'ultimo sono Sì, codici. I facciamolo vedere. codici, praticamente, ecco, la cosa bella è che il codice è una preghiera, come ti posso dire, energetica, no? Parlavamo all'inizio, infatti, che di Sì. solito chi fa il rosario dopo un po' lo fa in automatico, quindi Sì. Sì, diventa un mantra quasi privo di perlomeno contenuto nella nella maggioranza, poi massa. c'è chi lo sa fare. Quindi loro non dicono che tutte queste cose sono obsolete, no, dicono che ci sono dei momenti, la vostra vita è molto velocizzata, sempre di corsa, non avete Sì, tempo, è come se breve, fosse una strada breve questa. sì, è un'emergenza, Sì. ecco. Però la cosa bella è che quando te leggi un codice, Sì. aspetta che se le vuoi leggere però deve fare questo.